arrivato a Sharm, mi trovo in un fantastico resort con piscina privata, con spiaggia, tutto incluso. Pago 8 euro a notte per la camera singola e con altri 6 euro ho la colazione a buffet e la cena a buffet, quindi 14 euro e vivo tranquillamente al massimo Sharm, come deve essere fatto. Che dire, Sharm è veramente una turisticata, non c'è assolutamente niente da vedere. La cosa veramente figa è il mare, ovviamente, trasparente l'acqua, pieno di pesci, non ho mai visto una cosa del genere. Però in sé la città fa abbastanza schifo, cioè ci sono solo resort, centri commerciali e cose del genere. Quindi sono qui da 3-4 giorni e il mio spirito da viaggiatore mi sta dicendo: no, vecchio, non puoi finire così il viaggio. Così ho chiesto un po' di amici israeliani che solitamente vengono sempre in questa costa a fare le vacanze, quindi la conoscono bene. Mi hanno dato un po' di dritte su dove andare, cosa vedere, qualche paesino particolare. Quindi adesso mi muovo, vado da Hab, starò lì qualche giorno e poi ho intenzione di visitare appunto paesini lì nei dintorni. Esploriamo un po' Sinai, ragazzi. Che dire, questo posto è una figata, mi piace un sacco, sono veramente contento di aver lasciato Sharm el Sheikh, di essermi spostato ad Ahab per esplorare questa zona, perché è stupenda, stupenda. Ras Abu Ghalum è un villaggio nel deserto, non c'è assolutamente niente, non ci sono neanche piante, non c'è anima viva, cioè ci sono solamente un paio di cammelli che pascolano qui in giro, per il resto zero. Ci sono una trentina di capanne, mezzi fanno un po' ristorante, un po' danno le capanne in affitto. A me specialmente piace quando cala il sole, i pochi turisti che vengono solamente a visitarla durante il giorno se ne vanno e c'è un silenzio di tomba, c'è una luce incredibile del tramonto che scende dalle montagne, poi pazzesco fare snorkeling, qua l'acqua è incredibile, c'è la barriera corallina attaccata, questa sarebbe una riserva naturale, è stupendo e non si paga niente, io pago 2 euro per dormire nella mia capanna a notte, altri 3 euro colazione e cena inclusa. E da qui si può camminare, andare fino alla Laguna Blu, sono 8 km a piedi e è uno spettacolo, è
praticamente un posto perfetto per fare kite o windsurf, perché c'è un sacco di vento e l'acqua è incredibile, incredibile. Qui ci si può veramente spendere un bel po' di tempo, ma soprattutto sono felice di concludere in questo modo, perché sì, ragazzi, ormai mancano 2 giorni al mio rientro in Italia, quindi sono contento di aver fatto questa esperienza prima di tornare. Non voglio già iniziare a fare discorsi sul viaggio, com'è stata, bla bla bla. Voglio godermi gli ultimi 2 giorni, quando rientrerò, finirò e farò anche un video dedicato a questa esperienza. Quindi ragazzi, vi saluto, io torno, vado a prendere la barca per Dahab, poi un altro bus per Cairo e l'aereo per l'Italia. Ci vediamo presto.